Bene, riprendiamo gli acciai inossidabili austenitici. Sono quegli acciai che sono sostanzialmente cubici facce centrate dalla temperatura ambiente fino a fusione. Questi acciai sono acciai in cui il ruolo degli elementi gammageni è fondamentale. Vediamo infatti nella tabella nickel può arrivare fino al 10-20%, anche di più, con tenori di cromo anche molto importanti. Chiaramente maggiore il cromo, maggiore è la resistenza all'aggressione dell'ambiente esterno, quindi maggiore il cromo, maggiore è, chiamiamolo, l'inossidabilità di questi acciai, quindi più cromo c'è meglio è, ma anche il nickel svolge un ruolo importante dal punto di vista dell'incremento della resistenza alla corrosione. Abbiamo poi altri elementi, fra poco spiegheremo il perché di questi altri elementi. In generale si tratta di acciai che hanno tipicamente un valore abbastanza basso del tenore di carbonio, e in alcuni casi questo valore basso del tenore di carbonio può arrivare a valori estremamente bassi. Per esempio nel caso del 304 potremmo parlare di un 304L, dove L sta per low carbon, oppure EL, dove questo L sta per extra low carbon. Qual è il problema relativo alla necessità di abbassare la concentrazione di carbonio? Il motivo fondamentalmente è quello che vediamo qui scritto nelle prime due righe, e cioè questi acciai sono suscettibili di sensibilizzazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che per permanenza intorno ai 6-700 gradi, dipende un po' dalla composizione chimica, abbiamo la possibilità di far precipitare, dipenderà appunto dalla tenore di carbonio, di cromo, eccetera, a bordo grano dei carburi di cromo che abbasseranno localmente il tenore di cromo libero, cioè quel cromo che è disponibile a formare l'ossido superficiale protettivo. Localmente il tenore di cromo libero potrebbe, dipenderà dai tempi in cui noi permaniamo a questa temperatura, potrebbe abbassarsi al di sotto del 12%, e quindi in corrispondenza del bordo di grano si potrebbe perdere la capacità inossidabile del nostro acciaio. Considerate che questo attacco localizzato è estremamente pericoloso. Perché? Perché è un attacco di cui non abbiamo evidenza. Quando noi abbiamo un chiodo arrugginito, la vediamo la ruggine e vediamo che il nostro pezzo sta perdendo di consistenza. Se voi aveste di fronte a voi una scala tutta arrugginita e una scala bella lucente, voi salireste con fiducia sulla scala lucente piuttosto che su quella arrugginita. Però la cosa non deve essere così immediata, perché la scala arrugginita, se l'attacco corrosivo è omogeneo, in realtà sta abbassando la sua sezione resistente, ma senza punti di particolare aggressione. Nel caso di un attacco localizzato, ad esempio intergranulare, ma dico ad esempio perché ce ne sono molti altri che chi vorrà li vedrà nel corso di metallurgia 2, in realtà voi avete una scala lucente, ma in alcuni punti delle cricche che partono e procedono all'interno. E se ne va già che se uno poi ci sale sopra questa scala, applica una sollecitazione, vi trovate con una cricca sollecitata, e quindi sapete bene che una cricca sollecitata vi porta in pezzo a rottura anche per carichi molto al di sotto di quelli che non ci aspettiamo. Per superare il problema avete diverse strade. Due strade sono strade che possiamo utilizzare nel caso in cui possiamo gestire la composizione chimica. La prima è quella di abbassare il tenore di carbonio. Questo perché? Perché se io abbasso il tenore di carbonio, aumento il tempo di incubazione necessario alla precipitazione dei carburi, e quindi in realtà permanenze brevi all'interno dell'intervallo critico possono essere accettabili, ad esempio in una saldatura. L'altro approccio è quello che implica l'utilizzo di elementi stabilizzanti, che sono elementi fondamentalmente carborigeni, ad esempio niobio e titanio, che hanno una elevata affinità chimica verso il carbonio. Ma attenzione però, questa affinità chimica verso il carbonio ce l'hanno alle alte temperature, per cui in realtà la sola aggiunta di niobio e titanio non basta. Se noi vogliamo che il nostro acciaio, con questi elementi che sono elementi costosi, quindi metterli è una scelta anche abbastanza onerosa dal punto di vista economico, se vogliamo che l'acciaio poi non sia più suscettibile di sensibilizzazione, dobbiamo stabilizzarli. Cioè si prende l'acciaio, lo si porta a 885 gradi per 2 ore. A quella temperatura l'affinità chimica verso il carbonio del niobio e del titanio è più alta rispetto a quella del cromo.
precipitano questi carburi, scendono quindi a temperatura ambiente. Fatto questo, con questi carburi di niobio e titanio, che hanno la caratteristica di essere ben diffusi nella nostra struttura, quindi fra l'altro hanno anche un effetto rafforzante, quando io dovessi mai salire di nuovo intorno a questa temperatura, in realtà il carbonio libero a formare carburi di cromo non c'è più e quindi il mio acciaio non si sensibilizza. Se per caso ho a che fare con un acciaio sensibilizzato e il manufatto è pronto e non posso cambiare più la composizione chimica, mi resta la cosiddetta solubilizzazione. È un processo, avete già visto, si va su di temperatura, 1000 gradi, è parecchio su di temperatura, e praticamente sciolgo i carburi eventualmente precipitati, il carbonio andrà in soluzione solida interstiziale, il cromo andrà in soluzione solida sostituzionale. Qual è il problema? Che se per caso adotto una solubilizzazione e poi rivado a 600 gradi, riprecipito i carburi un'altra volta. Quindi attenzione che poi nel processo mi ritrovo da capo il nostro acciaio sensibilizzato. Qui appunto alcuni esempi di acciai inossidabili austenitici, con appunto stresserei per questo acciaio che è stabilizzato, guardate qua la quantità di titanio, è pari ad esempio a 5 volte la percentuale di carbonio. Quindi si cerca di tirar fuori delle concentrazioni molto ottimizzate perché questo elemento in lega è piuttosto costoso. Per quanto riguarda il comportamento a bassa temperatura degli acciai inossidabili, vediamo che questi non hanno la transizione, gli inossidabili austenitici, scusate, non hanno la transizione, quindi possono essere utilizzati tranquillamente per impieghi criogenici. Per le alte temperature i problemi sono precipitazioni di carburi, la sensibilizzazione, vi ricordo, cioè il processo con il quale abbiamo la precipitazione di carburi di cromo, oltre a darvi problemi di corrosione, vi dà anche problemi di duttilità, la duttilità si abbassa moltissimo. Questo processo, fra l'altro, di infrangimento è legato fortemente anche alla precipitazione di fase sigma. In questa fase che noi abbiamo visto nel diagramma ferro-cromo stare qui, in realtà negli acciai reali, questo è un diagramma binario, negli acciai reali è un processo che avviene a temperature varie, dipende dalla composizione chimica. Laddove precipita, questa fase sigma infrangisce pesantemente il nostro acciaio e si passa dall'utilità del 20% al 30% all'1%, quindi proprio cambia radicalmente il comportamento del nostro acciaio.